deciso di togliere gli agenti dalle sezioni, quindi la sorveglianza non è più accentrata sull'agente che è presente 24 ore su 24 in sezione, ma è stata sostituita da due coppie di ronde che appunto girano all'interno dell'istituto e diciamo assicurano la vigilanza. Loro sono aperti dalla mattina alle 9 fino alle 15, poi vengono richiusi alle 15, vengono riaperti alle 16:30 fino alle 19:45, hanno la possibilità di utilizzare la cucina, però si devono ovviamente organizzare. All'incirca entro ogni sezione ci sono 45-47 detenuti, quindi anche loro all'interno si devono organizzare, debbono insomma sapersi rispettare negli spazi, nella condivisione appunto di quel poco che gli possiamo offrire, perché ripeto, a fronte di un istituto moderno dove c'è una qualità di vita sicuramente migliore rispetto a chi sta in 8, in 10 o che dorme nel ping pong, no? degli istituti, però le attività, benché ci attiviamo, corsetti, per quello che può offrire l'istituto sono scarse, quindi loro passano la maggior parte del tempo, ad eccezione di quelli che escono per i lavori domestici, indirizzati in qualche corso all'interno della sezione. Purtroppo non abbiamo un'assistenza sanitaria sulle 24 ore. Abbiamo un medico incaricato che viene 3 ore al giorno. Poi abbiamo dalle 14 alle 20 un medico di guardia e dalle 8 di mattina alle 22 due infermieri, dopodiché non abbiamo più niente. Quindi che succede? Che se di notte un detenuto si sente male, oppure non di notte, anche dopo le 8 di sera, dobbiamo chiamare per forza la guardia medica esterna del 118. Se arriva di notte un detenuto, fino alla mattina dopo non viene visto, non viene visitato. Penso il carcere di Rete è un bellissimo istituto, a parte qualche cosa per cui c'è una palestra splendida che magari altri istituti ce l'avessero, però magari collocato in un posto che non è molto idoneo, però ci organizziamo anche per quello, un istituto dove c'è una buona vivibilità, però c'è questa carenza forte dell'area sanitaria e questa difficoltà a reperire attività a livello territoriale per poter impiegare i detenuti.